Signori, bande mie, benvenuti in un nuovo episodio di Dead Space Remake. Nell'ultima puntata abbiamo praticamente ucciso finalmente il Leviatano che era rimasto attaccato alla nave. In più la Valor, l'unica speranza di salvezza, che era una nave militare nei dintorni grazie al radiofaro che abbiamo lanciato, abbiamo contattato loro, si è andata a schiantare perché ha trovato la capsula che avevamo lanciato con Hammond mutato all'interno. Quindi una nave militare è stata tutta inculata da un solo mutante e si è schiantata sulla Ishimura. Adesso l'unico modo di salvarsi è recuperare il nucleo all'interno della Valor e metterlo nell'unica capsula disponibile della Ishimura, che manca soltanto di nucleo energetico. Guarda qua come si vedono tutta la nave che è stata colpita, è piena di bimbi sudati. Tra l'altro dobbiamo agire con molta cautela. Isaac, c'è un problema, la Valor ha una testata da 12 megatoni. Il deposito siluri è danneggiato. Sistema subito la testata prima che qualcosa la inneschi. Occupato, 12 megatoni. Lo sai che non sono un ingegnere nucleare, vero? Non serve che tu lo sia. Stabilizza la testata e lanciala lontana dall'Ishimura. Cristo, Hammond. Nessuno ti ha insegnato nemmeno a fare a pezzi mostri con una lama al plasma. Non ci hai ancora deluso. Ah, beh, in effetti. Beh, in ogni caso abbiamo riparato un'intera nave. Non penso che il nostro protagonista si confonda. Questa ormai sciocchezza, chiamiamola così. Guarda questo era uno della Valor, raga, abbiamo visto. Questi sono pezzi di Valor all'interno, guarda qua il devasto. Sono massacrati tutti. Eccolo qua, il nostro buon uomo. Wow. Ma che cazzo. Ma che cazzo era, raga? Perché si muoveva così? I soldati dovevano avere le unità di stasi sulle armature. Quando hanno acceso quelle unità si sono fuse nei loro corpi. Sono delle schegge, Isaac. Attento. Ecco. Ora si spiega il motivo. Sala riunione. Ma che belle riunioni. Text log. Cos'è? Top secret, priorità nera. Attenzione, questo è stato un messaggio mandato dal capo di stato maggiore della difesa terrestre. Operazione Luce Bianca. L'unità check USG Ishimura ha violato un ordine diretto del governo terrestre. Si ritiene che abbia recuperato il marchio 3A. Le unità speciali hanno confermato il sistema, ma non si dispone dei dati sulla posizione planetaria. Avviso operazioni speciali, usare con estrema cautela. Se il marchio 3A è stato davvero trovato, un'infezione letale a bordo è una minaccia concreta. Attenzione. Audio. Qui comandante Cadigan a tutte le unità. Siamo assaliti da forze nemiche. I nemici sono alieni, ripeto, alieni, ed estremamente pericolosi. Tutto il personale alle armi, fuoco a volontà. Minchia, la stanno prendendo in culo. Ah, è il nodo che avevo visto da quell'altro lato, godo. Attenzione, avete capito, raga? Minchia. Vabbè, li chiamano alieni, vabbè, sono dei mutanti. Porca puttana, è saltato il generatore. Che sfiga. Oddio. Dio, mamma mia, sei veloce. Che cazzo sei? Vai via, demonio. Però abbiamo ottenuto il generatore funzionante. Vediamo se adesso non rompe i coglioni e ci fa salire, grazie. Abbiamo 0 colpi pistola. Madonna, sti cazzo. Signor di... Clark, che cazzo pronto? È? Scienziato. Io devo parlarle. Chi parla? Dottor Terrence Kane, ufficiale scientifico della Ishimura. Ho studiato il marchio per la Chiesa. Non parlo con gli unitologisti. Il pianeta non smetterà finché il marchio non torna. Non andatevene. Stai a vedere. No, vai a cagare. Sono loro i responsabili. Rischio radiazioni. Rischio radiazioni. Guarda, questo è l'ultimo dei miei problemi attualmente. Attenzione. Rischio radiazioni. Sono già all'interno, comunque, penso, della Valor. Guarda attenzione. Qua. Che il siluro è offline.
Quindi abbiamo... Oddio, mi ha one shottato. Che bastardo, raga. Quel coso con l'esplosione lì, quello è pericolosissimo, raga. Quello se ti esplode, come vedi, ti fa un mare di male. Allora, ricapitolando, facciamo fuori questi, disattiviamo i siluri, uccidiamo il bastardo. Raga, ho capito dove sbagliavo. A 2 ore che muoio, perché non capivo perché cazzo stavo sbagliando. E invece sbaglio perché se qui succede un'esplosione, praticamente succede il finimondo. Questo coso qui non devo farlo esplodere. Ok, devo eliminare lui senza far esplodere il coso. E se no è un problema. Dove, come cazzo lo prendo sto coso? Controllo testata. Cioè, almeno la lanciamo, ce la leviamo dai coglioni. Se no esplode il siluro qua dentro. Ecco perché morivamo. Ok, la testata è andata. Non ha senso. Se la Valor era solo di pattuglia, perché una testata nucleare? Se avevano un obiettivo, che altro c'è qua fuori oltre a noi? Già, lo so. Sto scaricando un rapporto munizioni. Ti apro un percorso per la sala motori. Prendi il nucleo energetico e via. Ok, liberati della testata. Dobbiamo andare da questa parte. Ma qua cos'è che c'è? Ah, è dove abbiamo messo il generatore, ok. Armeria. Là, cosa troverò mai? È un salvataggio che faremo, mica comunque. Ci sono certe parti, raga, stupide, dove muoio veramente tante volte. Ma proprio parti stupide, tipo quella lì di prima. Ma bastava semplicemente fare un po' più attenzione alle circostanze, mettiamola così. Ok, questa è l'armeria. Oddio! Io ti sto squarciando tutto, però ti vedo ancora molto vivo. Mamma mia, fanno un mare di male questi. Ok, fammi trovare qualcosa di utile, ti prego. Munizioni, munizioni, crediti. Ok, alla fine con i soldi te le ricompri le munizioni. Il problema è quando troviamo quelli lì da 100 crediti. Lì non servono un cazzo. No, di nuovo. Cazzo sei? È morto? Ancora vivo! Però devi morirci, però poi non hai più niente per muoverti, ancora si muove. 1500 vita e crediti. Oh! Mamma mia, guarda. Lo so, non è che te la puoi incollare, non sei il personaggio di Resident Evil, non sei Ethan. Ethan si incollava la mano senza problemi, per te viene un po' difficile. È quasi quasi pongo fine alle tue sofferenze. Mi sa che sei immortale. Sto coso non so cos'è, ma a giudicare dai segni per terra è qualcosa che fa male. Ecco, adesso lui farà il test. Vedete? Oddio! Ok. Strano, uno schema, attenzione, schema kit medico grande. Ah, posso comprare. Allora, penso che l'unico modo che ho per passare sia non ho la stasi. E ora cazzo faccio? Ah, qua posso ricaricarla. Godo. Kit medico, ricarichiamo la sta. Tu guarda questi qui che hanno proprio impiantato il coso di stasi. Sono straresistenti. Mamma mia se sono duri questi. Andiamo via. Andiamo alla stiva.
Isaac, lo senti? È Chen. Eccolo sul rig. Ma l'ho rinchiuso vivo. Chen è morto. Lo sai bene. Cazzo, il mio caporale. Chen, rispondi. Ah, mo, non fare il coglione. Oh. Porca puttana, questa è la capsula, penso, che hanno aperto. Mamma mia, sono stati fatti proprio a pezzi. No, sono morto. È un mix tra il personaggio che ha un movimento di merda e io che sono un coglione. Ok, ricapitolando, siamo qua. Oh, mamma mia, di munizione. Ha rilevato il rischio di sto cazzo. Oh, raga, io vado di questo qui che è molto forte. Si levano dai coglioni subito. Donna mia. Cazzo di alette di pollo. Oddio mio, raga. No, cazzo è che li colpisce anche. Ma guardali tu. Sti cosi piccoli sono i più bastardi. Tra l'altro mi ha dato pure i colpi. Oh cazzo. Madonna mia, sto morendo. Guarda, guarda, guarda. Madonna mia. Oddio. Sì, vabbè, ragazzi. Sì. Sono morto, sono morto. Sono senza vita. Sono senza vita. Ma che due coglioni però. Adesso io come faccio il giro? Isolamento da quarantena disattivato. Oh, raga. Scusate se in questi momenti non parlo, ma proprio sono full concentrazione per non morirci, perché non volevo rifarla sta parte proprio a nessun costo. Abbiamo ucciso 20.000 nemici qua. Speriamo di recuperare quante più risorse. Beh, almeno un paio di colpi di questi abbiamo recuperato. Guarda, guarda. Non c'era solo la testata. Erano in assetto di guerra. Non era una pattuglia. Sapevano dell'Ishimura. Qualcuno sapeva. Eravamo già morti appena arrivati. Ma tu guarda, qualcuno già sapeva dell'Ishimura. Eh beh, infatti in effetti lo sospettavo anch'io. Cioè non può essere che succeda tutto questo bordello e una nave lì nei dintorni non nota niente. Una nave, cioè, anche perché comunque tra navi si contattano fra di loro se c'è una nave nei dintorni. Invece qua era tutto disattivato. Cioè chiunque si sarebbe un pochino stranito della situazione. Quindi aspetta, a caso sta succedendo. Quindi secondo me, questa mi sa che non si spegne. Dobbiamo farlo così. Ma guarda. Comunque questo qui fa capire come i giochi di una volta erano molto più difficili. Perché come vedete in questo gioco si muore. Vabbè, io sono anche scarso, mettiamola così. Però è vero anche che trappole, cose, vuoi o non vuoi, i giochi di una volta erano molto più impegnativi di quelli di ora. Guarda che questo nodo nascosto che voleva sfuggire al suo destino. Adesso qua, ecco. Guarda qua, crediti, le lame, colpi per quell'altra arma, che sembrano tanti, invece in effetti sono pochi. Ma posso? Oh, diciamo che posso. Madonna. Non fate ste robe così.
Non serve un cazzo questa cosa. Cambia da questo lato. Ok, ho disattivato tutto. Ok, ho disattivato. È vivo? Ah, io non ne ho ucciso nessuno. Full kit. Va bene. Ok, possiamo andare da questo lato. Ah, forse se quello lì stava arrivando da me, magari è stato bruciato vivo. Rilevato rischio biologico. Isolamento avviato. No, no. Un'altra paria. Mette Ishimura in allarme. Qualcuno apre la porta. No. È Mond. Ma che ti ha fatto quella cosa? Spara! Spara! Non è che... Sparagli! Emon! Jen? Emon! Non l'hai ucciso! Oddio! Emon! Isolamento da quarantena disattivato! Ma che coglione, però, dai. Ma come si può fare a ammazzare così? Abbiamo lavato il pavimento, tra l'altro. Però abbiamo preso il nucleo. Cosa? I valori di Hammond sono piatti. Hammond è morto. Lui è certo. Oh mio Dio. Anomalia generale. Sistemi primari. Cazzo! La valore esploderà! Scappa! Sto scappando, dammi un attimo di pazienza, fammi salvare. Quindi a sto punto penso che ce ne andiamo ed è fatta. Avaria dei sistemi primari. Ho capito che è tutto nella merda qua, vai via. Madonna. Mamma mia, se non siamo messi bene per niente, raga. Mamma mia, la vita. Attenzione, scambiatore calore spento. Scoppia tutto. Attenzione, scambiatore calore spento. Capito, ti vuoi stare zitto. Attenzione, scambiatore calore spento. Che cazzo è quello? Attenzione, scambiatore calore spento. Porca puttana. Madonna. Vai 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 vai. Porca puttana, vai via. Esci esci. No, no. Madonna laggata. Attenzione contro i detriti. Faccilo vagare nello spazio. Attenzione, detriti in avvicinamento. Chiusura malattie. Cazzo. Ok, siamo di nuovo nella sala comunicazione. Isaac, rispondi. Sono qui. Cazzo, ci è mancato poco. Johnson, e ora Hammond. Ti rilevo movimenti dalla Valor. Credo che qualcuno di quei soldati mutati sia riuscito a salire a bordo. E il nucleo energetico della Valor? C'è sangue ovunque. Però ci siamo. Dio, fa che Hammond non si sbagliasse riguardo la nave. Ha detto che era sul ponte equipaggio, con tutti gli unitologisti della nave e il loro marchio. Adesso bisogna... Aspetta, qualcuno ha aperto la porta vicina all'atrio del ponte? Puoi arrivare al ponte equipaggio, ma chi ha quel tipo di autorizzazione? Chiadineri. C'è qualcosa, ma dobbiamo prendere quella navetta. Ti supplico, fai attenzione. Siamo rimasti solo noi. Tranquilla, Daniels. Ma come solo noi? C'è pure Nicole. Cosa stai dicendo? C'è l'amore mio. Capitolo 9 superato. E io direi che ci salutiamo, ragazzuoli. Magari questo episodio sarà anche più corto degli altri, però facciamo un episodio per capitolo. In questo modo cerchiamo di andare appunto perfetti. Quindi per questo episodio ci salutiamo. Nel prossimo episodio andiamo finalmente alla navetta, mettiamo tutto quello che dobbiamo mettere e vediamo se tutto funzionia e possiamo andarcene da questo inferno. Ciao belle mie, al prossimo episodio con Dead Space.